Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Brando Benifei, lei che è europarlamentare, adesso ci spiega brevemente cosa prevede il MES, che cos'è, e se non ratificarlo ci creerà un problema magari anche su altri tavoli, perché dell'incontro di Macron e Meloni si è parlato per esempio molto di migrazione, cioè non vorrei che non credo abbiano parlato del MES, che è un po' ormai una buffonata di questo governo, perché io spero che l'onorevole Sala quello che ha detto lo abbia detto un po' così per riempire il tempo, perché sembrava quasi adombrare l'idea che il governo stesse valutando di usarlo il MES, quando noi qui non stiamo parlando di usare il MES, stiamo parlando di ratificare un trattato per una riforma di un meccanismo che ha una funzione di tutela con delle risorse finanziarie di fronte a casi estremi a cui noi non vogliamo, diciamo, in cui noi non ci vogliamo trovare. Casi estremi, cioè un governo, un paese in situazione di gravissima difficoltà finanziaria che avrebbe con questo strumento, che già è presente, semplicemente è stato riformato, una rete di protezione. Allora, il governo aveva dichiarato che doveva aspettare tutti i governi europei che facessero i passaggi. L'ha fatto anche la Germania, a cui si era fatto riferimento. È rimasta solo l'Italia a non ratificare questa riforma. Allora, parliamoci chiaro, l'Italia non ha bisogno del MES, a meno che appunto Sala non sappia cose che non sappiamo, di problemi finanziari gravi, ma immagino che appunto si fosse solo un po' confuso. Ma il governo non penso penserebbe mai di usare il MES, non ne ha bisogno l'Italia, l'Italia ha bisogno invece di essere credibile. E cioè del fatto che tutto il resto d'Europa ratifica una riforma, rimane solo l'Italia che ha un ministro dell'economia che fa arrivare un parere che dice non c'è nessun problema, anzi aumenta la credibilità sui mercati del paese, e lo stesso suo partito dice non lo votiamo. Cioè questo atteggiamento rende il nostro paese più debole, più fragile, in un momento in cui invece c'è bisogno di ricostruire credibilità. L'onorevole Sala ha liquidato l'incidente, vado con a me pare che quello l'atteggiamento che rende più debole da De Palma, cioè fare i pasticci che avete fatto oggi, rendere ridicolo il nostro paese sul MES, l'unico paese europeo che non ratifica il MES perché la Lega non è d'accordo manco con il suo ministro. No, non lo so, cioè chi ci guarda ride. Guardi, se noi raccontiamo un giornale studio, straniero questa storia, ridono. Io faccio fatica a interloquire con lei, se parla solo lei. Guardi, mi inserisco io così risolviamo.